Un grande successo a Capodanno per il concerto del 31, grande successo anche per il primo del 2018 con Ermal Meta, una due giorni, assessore Cuzzi, con quasi 60.000 persone in piazza in città. È un dato che ci fa sorridere, ma ci fa piacere appunto essere riusciti ancora una volta a collegare gli eventi alla ripresa economica della città e all'economia collegata, che è davvero molto importante. Abbiamo riempito i ristoranti, gli alberghi, e è andato bene lo shopping natalizio col calendario di eventi che abbiamo programmato per tutto il mese di dicembre, che parte dalla magia delle luci d'artista agli eventi ogni fine settimana, e si è concluso con questi due grandi concerti che hanno portato in città oltre 60.000 persone. Dopo il 2016, il 2017 per quanto riguarda il tempo nella nostra città è stato davvero straordinario. Abbiamo avuto una stagione estiva da record sia per presenze, arrivi, ma anche per le manifestazioni, la notte bianca che ha fatto registrare più di 200.000 persone, il Pescara Shopping collegato al commercio, per cui faremo una nuova edizione collegata ai saldi il 5 gennaio, tra pochi giorni collegata all'avvio dei saldi, e poi questo finale dell'anno con cui abbiamo salutato il 2017 con Vinicio Capossela e inaugurato il 2018 nel migliore dei modi. Questo risultato economico lo abbiamo studiato anche con l'Università di Pescara, cioè l'incidenza nell'aumento dei consumi e del PIL cittadino rispetto alle grandi manifestazioni organizzate, uno studio che è stato presentato anche all'Università Ca' Foscari di Venezia e che ci dà soddisfazioni. Speriamo e ci auguriamo che il 2018 possa essere altrettanto positivo dal punto di vista dei grandi eventi e della vocazione turistica della città, e ci auguriamo insomma di riuscire ancora una volta ad interpretare questo spirito e questa vocazione.